presentazione per dire quale impegno. Io devo anche dire un'altra cosa, che nella nostra esperienza abbiamo visto che la collaborazione con le istituzioni non è veramente impossibile, è possibile e anche proficua. Io devo dire che la maggior parte delle cose che noi abbiamo fatto, diciamo che noi siamo un po' agevolati perché noi diamo, quindi è un problema chi dà, è un problema chi riceve, quindi noi quando ci presentiamo, siccome diamo, anche le istituzioni ci stanno ben volentieri a sentire, quindi abbiamo fatto la maggior parte di tutte le nostre cose, le abbiamo fatte con la regione, con le istituzioni, con la regione, con la Politecnica, e tutto questo diciamo ci permette di creare anche in provincia, perché noi effettivamente come città, come già le Marche, l'Europa è già la provincia dell'Europa, l'Italia è la provincia dell'Europa, le Marche sono la provincia dell'Italia, quindi non è che siamo messi particolarmente, cioè bisogna essere più intraprendenti, perché svantaggi ce ne abbiamo. Ecco, io direi adesso, prima di passare la parola al nostro relatore, persona che stimiamo enormemente per le attività che svolge, per le analisi che fa, che dà un contributo, volevo raccontarvi, siccome parleremo di burocrazia, volevo raccontarvi farvi vedere un po' alcune cose. Nella graduatoria mondiale, c'è una graduatoria mondiale della competitività nel mondo delle imprese. Ecco, questa graduatoria la fa la Banca Mondiale, quindi non la Cassa Rurale di Osimo, che non c'è più, quindi una cosa ufficiale. In questa cosa dicono? Dicono, guarda, che per essere il lavoro si crea se uno è competitivo, se non è competitivo non si crea lavoro, quindi se il concetto è elementare. Allora, se guardiamo quella che è la situazione dell'Italia, possiamo vedere la graduatoria, come siamo messi in Italia. Ecco qua, noi siamo al 46esimo posto al mondo come efficienza, come capacità e potenzialità per creare lavoro. Nell'ambito di questa graduatoria prende in considerazione una serie di aspetti, tipo il discorso fiscale, cioè la semplicità fiscale, il carico fiscale, l'organizzazione fiscale. Siamo oltre il 100esimo posto per la complessità che ci abbiamo, oltre il 100esimo posto nel mondo. Se poi scendiamo sul piano della, diciamo, dell'amministrazione, della giustizia, della burocrazia, che c'è un termine infringe agreement, cioè come far rispettare un contratto, non è che quindi come uno si rivolge, oppure come avere il rimborso di un pagamento, anche lì siamo oltre il 100esimo posto. Allora, questo che cosa significa sostanzialmente? Significa che se un paese, e queste cose noi le conosciamo da 2005, la prima volta che è stata fatta la graduatoria, se un paese non affronta i problemi che ha, se non li affronta per quelli che sono, ma ci convive, ovviamente a danno di chi va? Va a danno della competizione, quindi della possibilità di creare lavoro, e soprattutto per i giovani, perché sono quelli che devono entrare. Se uno non apre le porte non è semplice. Voglio raccontare qui c'è anche un testimonio, quindi sono sicuro che... Allora, il paese più efficiente dal punto di vista di questa graduatoria è la Nuova Zelanda. Voi sapete, la Nuova Zelanda è una piccola isola che sta dall'altra parte del mondo e così via. Piccola. Bellissima anche. Allora, vi racconto un episodio personale in Nuova Zelanda. Ero molto giovane. Ad un certo punto, con una start-up, perché fin dall'epoca gestivamo le start-up, c'è anche un altro testimonio che è mia moglie qui, andai, feci dei contratti bellissimi, c'avevamo un prodotto che era una tecnologia superiore a tutti quanti gli altri, erano le bombole per il metano, bombole per il metano che all'epoca passavano da 20-30 litri a 100 litri, e avevamo fatto uno stabilimento qui nelle Marche. Andai giù, insomma, era relativamente semplice, avendoci un prodotto migliore, che costava di meno, che era particolarmente competitivo, presi tutto il mercato sostanzialmente. In due viaggi riuscì a prendere il 100% del mercato. Un nostro competitor che cosa fece? Andò al Ministero dei Trasporti e disse: no, ma questi non hanno superato i test di sicurezza in Italia. E andò questo funzionario del Ministero dei Trasporti, andò al Ministero delle Dogane e disse: bloccate la licenza di importazione. Noi che avevamo i container pieni per partire, ci arriva la lettera e ci dice: no, guardate, la licenza vi è stata revocata per motivi di sicurezza nei trasporti. Allora dico: ma porca miseria, ma che noi ce l'abbiamo l'autorizzazione? Morale, incaricai uno studio legale
neozelandese, con il fax, perché c'avevamo i fax. Dopo 20 giorni lui mi chiese i documenti, sostanzialmente mi chiede 3 documenti di dimostrare che c'erano l'autorizzazione, che con l'audio erano stati superati. Dopo 20 ai 30 giorni ricevemo la risposta dello studio legale, la licenza c'era stata ridata. I due funzionari che avevano erroneamente ritirato la licenza avevano avuto una riduzione dello stipendio del 20% per i prossimi 3 anni e uno stop per la carriera, per gli avanzamenti. Questo come veniva gestito il problema della burocrazia. Quindi qui ci troviamo nel paese numero uno, perché? Perché nella gestione ci vuole la meritocrazia, al di là delle leggi e delle norme. Se le persone su cui viaggiano le norme non sono su base meritocratica, non funzionano le cose, anche le migliori regole non riescono a funzionare. Vi evito di dire che la stessa cosa ce l'ho avuta in Russia, come ha funzionato in Russia, ma ve lo lascio perdere, che è molto più simile a noi che al... Io penso che in Italia, se uno deve affrontare un problema con le dogane e col Ministero dei Trasporti per problema di sicurezza, penso che ci voglia 5 anni. Allora noi cosa avremmo dovuto fare? Licenziare le persone, perché non dovevamo più esportare. Quindi i danni che si fanno con la burocrazia non sono solo i danni economici, ma come mettere la burocrazia, è come mettere la sabbia in un motore. Ecco, io credo che Carlo Cottarelli ha fatto un enorme sforzo nel cercare di dirci qual è la realtà e come si possono affrontare queste situazioni. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un breve mio intervento innanzitutto per ringraziarvi della vostra presenza così qualificata, non cito tutti i presenti, ma e per quella sta accoglienza che viene fatta alla Fondazione Marche, ma principalmente al nostro oratore di oggi. Il professor Cottarelli è una personalità nel nostro paese, l'ho conosciuto, ho avuto la possibilità di conoscerlo per la comune amicizia con Enrico Letta, di cui il professor Cottarelli è stato un collaboratore proprio con la responsabilità di esaminare le possibilità di ridurre la spesa pubblica in Italia durante il periodo del breve periodo del governo Letta. Ma il professor Cottarelli ha fatto tutta una grande attività legata all'economia e ha fatto la sua carriera al Fondo Monetario Internazionale in America. È stato un periodo di lavoro in Italia, poi è ritornato come direttore negli Stati Uniti. Oggi il professor Cottarelli ha terminato il suo lavoro al Fondo Monetario Internazionale e vuole essere in Italia una voce chiara in un momento così difficile della nostra economia. I suoi libri sul debito pubblico, sui mali dell'Italia sono molto conosciuti e molto apprezzati. L'ultimo, quello dei 7 peccati capitali di cui oggi ci vorrà parlare, è la valutazione di tutte le difficoltà che noi abbiamo nel nostro paese. Certo, non sono situazioni che sono solamente del nostro paese, sono situazioni che sono anche in tanti altri paesi a livello europeo e mondiale, ma certe particolarità sono specifiche dell'Italia, sono molto gravi per il nostro sviluppo economico. Ci troviamo in un momento post-elettorale, quando
che, in cui si sono, c'è stata una rivoluzione, insomma, dei risultati elettorali, in cui le forze populiste, parliamo chiaramente, si sono praticamente imposte nel confronto con gli altri partiti, e le forze che, insomma, cercavano di essere attaccate all'Europa e di poter inserire sempre l'Italia di più nella nostra realtà europea, sono in fase regressiva. Tuttavia, una voce così chiara come quella del professor Cottarelli credo che possa fare ripensare anche a tanti nostri concittadini che hanno dato il loro voto e il loro appoggio a certe forze che, almeno nei programmi che sono stati enunciati durante la campagna elettorale, sarebbero assolutamente impossibili di trovare applicazione nel governo del Paese. Qui siamo chiari. Io quello che ritengo che non è stato valutato in questi anni e tantomeno nella campagna elettorale è il fatto che, se noi non ci attacchiamo all'Unione Europea, che è quella che ci può portare davanti, che ci può portare far crescere ancora e inserirci in una realtà che andrà evolvendo sempre di più verso una federazione, se noi non facciamo questi passi verso una maggiore Unione Europea, accettandone anche quelle che sono le necessità economiche di legislazione, noi regrediremo e magari da soli ci distacchiamo dall'Europa per unirci all'Africa. Ecco, questo vedo il grande momento di difficoltà del nostro paese, e una voce chiara, aperta, onesta, come si dice oggi, che di realtà viva è quella di Carlo Cottarelli. Lo ascoltiamo con grande fiducia, fiducia che anche questa voce passi anche attraverso le coscienze dei nostri cittadini. Grazie. Grazie ingegnere, grazie dottor Pesaresi, grazie a voi per essere qui questa mattina di domenica così numerosi, e grazie alla Fondazione Marche in generale che ha sponsorizzato questo evento. La Fondazione Marche finanzia anche uno dei sostenitori dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani che ho creato, costituito insieme all'Università Cattolica di Milano, proprio per tenere viva alcuni dei temi di cui mi sono occupato quando ero commissario per la revisione della spesa: la necessità di evitare gli sprechi nella spesa pubblica, di mettere in ordine i conti pubblici e, se ci riusciamo, anche di abbassare la tassazione, che comunque è comunque un peso per l'economia italiana se è troppo elevata. Ho scritto questo libro sui 7 peccati capitali dell'economia italiana partendo da una considerazione che è illustrata nel primo grafico che volevo farvi vedere. Ecco questo grafico. Questo grafico rappresenta un po' il problema che c'è stato nell'economia italiana negli ultimi anni. La linea blu, prima. La linea blu illustra l'andamento del reddito pro capite italiano dal 1980. Reddito pro capite in termini di potere d'acquisto, cioè quanto guadagniamo, quando gli italiani guadagnano in termini di potere di acquisto. E la linea rossa invece è quello che è successo nel resto dell'area dell'euro. Allora vedete, gli ultimi 20 anni sono stati caratterizzati
essenzialmente da una staticità del nostro reddito pro capite. Prima si è aumentato un po', poi è sceso. Il nostro reddito pro capite attualmente è più o meno quello di 20 anni fa. 2017 è andato un po' meglio, quindi stiamo un po' recuperando, però ci sono stati 20 anni essenzialmente senza una crescita del nostro reddito pro capite. E è la prima volta dalla storia d'Italia che c'è un ventennio in cui noi non cresciamo, tranne ovviamente i ventenni che si sono conclusi nel corso della seconda guerra mondiale, quando il reddito in conseguenza della guerra è crollato. E allora mi sono cominciato a pensare, a chiedermi quali sono i motivi per questa mancanza di crescita, e mi è sembrato naturale andare a vedere alcuni dei peccati storici che noi abbiamo nella nostra economia. Ne ho individuati alcuni che sono finiti nel libro. Ora, prima di parlarvi di questi peccati, volevo fare una premessa. Io non ho scritto, anzi due promesse. La prima è che ho scritto un libro sui peccati capitali e piuttosto che sulle virtù dell'Italia, perché mi sembrava più interessante parlare dei peccati. Anche il mio editore mi ha detto: non si vende un libro che parla delle virtù, bisogna parlare dei peccati, dei problemi che si devono risolvere. Il secondo, quindi la prima premessa è che noi italiani abbiamo moltissime virtù, e se anzi riuscissimo a risolvere questi problemi, come sottolineerò alla fine, saremmo tra i primi paesi del mondo, però abbiamo questi problemi che ci rallentano. Seconda considerazione è che ho parlato di 7 peccati capitali, ci sono anche altri problemi. Ma di nuovo, non, dal punto di vista editoriale, scrivere un libro sui 13 peccati capitali non era molto interessante, 7 suona meglio. In più, alcune di queste cose, alcuni degli altri peccati, per esempio il debito pubblico elevato, la nostra spesa pubblica che non è molto efficiente, il livello della tassazione che è pesante, ne avevo già parlato nei libri precedenti. Quindi mi sono focalizzato su 7 peccati, 7 argomenti. I primi sei temi che sono l'evasione fiscale, la corruzione, la burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo demografico, il divario tra il centro-nord e il sud del paese, sono cose che, come vedremo, esistevano prima degli ultimi 20 anni. L'ultimo peccato è quello che io chiamo la difficoltà a convivere con l'euro, e questo è quello più recente, quello che, come sosterrò poi, a cui forse si può collegare più direttamente il fatto che negli ultimi 20 anni siamo cresciuti poco. Cioè, io sostengo che ci siamo adattati male a vivere con l'euro, non necessariamente perché noi abbiamo un patrimonio genetico incompatibile con l'euro, ma perché abbiamo seguito certi comportamenti sbagliati. E allora vi dico già la conclusione, come si mettono insieme tutti questi peccati, qual è la visione complessiva del libro. Risolvere i primi 6 peccati ci aiuteranno anche a vivere meglio nell'euro, perché io penso che sarebbe un errore uscire dall'euro. Abbiamo vissuto male questa esperienza, ma credo che possiamo ricominciare a crescere rapidamente pur rimanendo nell'euro. Però dobbiamo, se facciamo certe cose, e vedremo quali sono queste cose. Adesso parlerò uno per uno dei peccati. Voi capite, ognuno di questi temi richiederebbe una presentazione e un libro a sé stante, che non è possibile. Parlerò soprattutto, vi illustrerò per ognuno di questi peccati l'entità del problema, soprattutto con confronti internazionali, e le conseguenze economiche dei vari di questi peccati. Non parlerò di altre cose, in particolare non parlerò delle soluzioni, perché ci vorrebbe troppo tempo, però nel libro si parla anche delle cause di questi peccati e delle soluzioni. Allora, procediamo. Il primo peccato capitale è l'evasione fiscale. Questo grafico vi dice qual è il grado di evasione fiscale sull'IVA. Perché ho preso l'IVA? Perché è quella per cui è più facile fare confronti internazionali, abbastanza affidabili, perché esistono i dati. L'IVA, sapete, è un'imposta sui consumi, quindi i dati di contabilità nazionale pubblicati dai vari
istituti statistici di ogni paese danno il totale dei consumi e la loro spaccatura, si tiene conto delle diverse aliquote e si calcola quello che è il gettito teorico dell'IVA. Poi lo si confronta con il gettito effettivo e si misura qual è il grado di evasione. Ecco, noi abbiamo un grado di evasione, questo è il dato del 2014, nel 2015 le cose sono un po' migliorate, ma non tantissimo, però c'è stato qualche miglioramento, ma in termini di confronti internazionali la situazione non è cambiata. Ecco, noi eravamo nel 2014, più o meno siamo nella stessa situazione adesso, al sesto posto in Europa in termini di grado di evasione, con un'evasione intorno al 26-27%, la Svezia ha, l'evasione fiscale in Svezia è l'1%, quindi una differenza molto grossa rispetto ai migliori, una differenza molto grossa anche rispetto alla media europea che è intorno al 13% in termini di grado di evasione dell'IVA. Quindi noi vediamo più, poi ci sono diversità anche all'interno dell'Italia, il grado di evasione dell'IVA al sud è più alto che al centro-nord e così via, ma nella media nazionale comunque stiamo, non siamo messi molto bene. L'evasione fiscale causa dei profondi danni economici, prima di tutto causa un danno economico alle finanze pubbliche. Noi perdiamo ogni anno circa, attualmente intorno tra i 130, almeno 130 miliardi all'anno in termini di evasione fiscale, l'8% del PIL, probabilmente qualcosa anche di più, mi sono mantenuto abbastanza su, ho fatto stime abbastanza conservative sul grado di evasione dell'IVA. E questo vuol dire che l'8% del PIL sono un mucchio di soldi, 130 miliardi sono un mucchio di soldi. Tanto per darvi un'idea, se noi negli ultimi decenni, dal 1980, questo è un calcolo che c'è nel libro, se il grado di evasione in Italia non fosse stato, non dico la metà, anche se non l'avessimo ridotto soltanto di un ottavo, rispetto al grado effettivo, se l'avessimo ridotto il grado di evasione anche soltanto di un ottavo negli ultimi decenni, noi oggi avremmo un debito pubblico più basso di quello della Germania. Quindi il nostro problema del debito pubblico sarebbe stato risolto anche con una riduzione soltanto di un ottavo, non a un ottavo, ma di un ottavo del debito del grado di evasione. Quindi ovviamente questo comporta invece una perdita di reddito, perdita di un maggiore indebitamento, un maggior deficit, oppure, o tutte e due le cose, anche un grado di tassazione più alto di quello che ci sarebbe se tutti pagassero le tasse. È un problema quindi che riduce la nostra competitività, perché più tasse vuol dire, le imprese esportatrici di solito pagano le tasse, sono anche imprese un po' più grandi, e le imprese un po' più grandi di solito pagano le tasse, quindi anche la nostra competitività risulta toccata da questa cosa. Il grado perdita per le entrate dello Stato, maggiore tassazione, c'è anche un altro fatto che lo stesso meccanismo concorrenziale risulta distorto dal fatto che ci sia evasione fiscale, dal fatto che alcuni evadono e altri non evadono. Perché alla fine il meccanismo concorrenziale dovrebbe comportare che chi prevale nel mercato sono le imprese migliori e invece spesso finisce che prevalgono le imprese che evadono di più. Quindi l'evasione fiscale ha, non soltanto è dannoso, è un male dal punto di vista morale, ma è anche dannosa al funzionamento dell'economia, alle finanze pubbliche e probabilmente anche alla crescita. Secondo peccato capitale, la corruzione. Allora, se si scrivono tante cose sulla corruzione, ci sono in giro tanti numeri sbagliati, un numero famoso è che la corruzione in Italia costa 60 miliardi all'anno, è un numero completamente inventato, purtroppo validato a un certo punto dalla Corte dei Conti, che poi è tornato sui suoi passi dicendo che non era vero, ma ormai la voce si era sparsa, per cui molto spesso anche a livello internazionale si dice, secondo quanto ha detto la Corte dei Conti, l'evasione, la corruzione in Italia costa 60 miliardi all'anno, è un dato completamente inventato.
Poi nel libro si racconta anche come si è generata questa leggenda metropolitana dei 60 miliardi. In realtà non si sa quanto costa il grado di, diciamo, qual è il danno economico in termini di evasione fiscale per lo Stato o per l'economia in generale. Ma tutte le indicazioni ci dicono che è un danno non irrilevante. Quanto è il livello di corruzione in Italia? Anche questo è difficile stabilirlo. Questo è un indice preparato da Transparency International e è un indice di percezione della corruzione. Cosa vuol dire? È basato su sondaggi che nei vari paesi sono basati su domande del tipo: ma voi pensate che ci sia molta corruzione nel vostro paese? E lì i cittadini e le imprese che sono intervistate rispondono: sì, penso di sì, penso di no. Nel nostro paese noi abbiamo una visione di noi stessi che è piuttosto negativa, cioè diciamo c'è molta corruzione in Italia, e in questo grafico l'Italia è al 60° posto nel mondo, dove i primi sono i migliori paesi con minore corruzione, e noi ne avevamo 59 davanti a noi. Dopo la pubblicazione del libro è uscita la nuova indagine di Transparency International più aggiornata, in cui noi guadagniamo diverse posizioni, ma siamo comunque intorno al cinquantesimo posto. In altri indici noi andiamo un po' meglio, sono gli indici di esperienza della corruzione, quindi sono sondaggi in cui non si chiede: voi pensate che il vostro paese sia corrotto, ci sia corruzione nel vostro paese? Le domande sono: negli ultimi 12 mesi avete avuto esperienza di episodi di corruzione? Per esempio, avete dovuto pagare soldi per avere un servizio pubblico che avrebbe dovuto essere fornito senza pagare niente? E lì andiamo un po' meglio, però comunque anche in questi indici di esperienza della corruzione noi siamo più indietro dei principali paesi europei. Siamo messi meglio che in questo indice di percezione, forse perché a noi ci piace un po' autoflagellarci, ma anche in quelli in cui si chiedono domande sull'esperienza diretta stiamo indietro rispetto agli altri principali paesi. Quindi credo che ci sia effettivamente un problema di corruzione più forte in Italia che in altri paesi con cui ci dovremmo confrontare. Noi ci dovremmo confrontare con la Francia, la Germania, non col Botswana, con tutto il rispetto per il Botswana. Ecco, rispetto a questi paesi noi stiamo indietro. Quali sono le conseguenze della corruzione? Allora, prima di tutto c'è un problema morale. Come dice Papa Francesco, la corruzione spuzza, è un famoso discorso citato anche da Raffaele Cantone come titolo del libro, di uno dei libri di Cantone, presidente dell'ANAC, l'agenzia anticorruzione. Uno dei suoi libri sulla corruzione, Cantone cita appunto la frase di Papa Francesco: la corruzione spuzza. Quindi dal punto di vista morale è una cosa cattiva, perché è un reato particolarmente serio, grave, perché viene commesso proprio da rappresentanti delle pubbliche istituzioni, amministratori, politici, che dovrebbero anzi essere lì per tutelare il rispetto della legge. Ma a parte l'aspetto morale, la corruzione ha anche effetti economici. C'è una perdita per lo Stato in termini di spesa o in termini di entrate, che va al di là di quanto viene pagato per la tangente, perché se un imprenditore o qualcuno è disposto a pagare 100 per avere un favore, allora vuol dire che ci guadagna molto più di 100 e che lo Stato ci perde molto più di 100. Quindi c'è un problema per le finanze pubbliche. Di quanto è grande? Di nuovo non si sa, non ci sono stime. Esistono confronti, per esempio, su quanto costano fare certe opere pubbliche in Italia rispetto all'estero, però lì c'è anche forse un elemento di efficienza. Ma sono diversi miliardi di lire probabilmente, perché se si pensa che ogni anno le pubbliche amministrazioni in Italia comprano cose per un valore di beni e servizi per un valore superiore ai 100 miliardi, anche una frazione abbastanza bassa di questo totale darebbe luogo a una perdita molto, molto ingente in termini di euro. E poi ci perde anche di nuovo l'efficienza economica, l'efficienza dell'economia, per diversi motivi. Prima di tutto uno legato di nuovo alla finanza pubblica: si finisce per fare opere magari che non sono quelle che servono, ma sono magari opere dove è più facile
ricavarci qualche soldo attraverso fenomeni di corruzione. E poi, di nuovo, la corruzione distorce il meccanismo concorrenziale, finiscono per vincere non le imprese migliori, ma le imprese che riescono a corrompere di più. Quanto costano queste cose? Ci sono alcuni studi econometrici che fanno vedere che se noi avessimo lo stesso grado di corruzione della Germania, il nostro reddito pro capite sarebbe più alto di 20 punti percentuali. Quindi un mucchio di soldi. Ora, io credo che questa sia un po' un'esagerazione, nel senso che queste stime sono basate su equazioni in cui si spiega il reddito pro capite sulla base di diverse caratteristiche del paese, e questi indici di corruzione probabilmente colgono anche altri fenomeni correlati. Per esempio, la corruzione è correlata al grado di evasione fiscale, è correlata alla burocrazia. Allora questi indici di corruzione colgono un insieme di altri fattori, però insomma che si tratti di un impatto abbastanza rilevante sembra abbastanza chiaro. Terzo problema, la burocrazia. Questo è proprio l'indice di cui si parlava all'inizio, l'indice del doing business. Questo non è il dato più aggiornato, abbiamo guadagnato qualche posizione rispetto, esattamente, siamo al 46esimo posto, qui eravamo al 50esimo. Sì, qui al 50esimo abbiamo guadagnato qualche posizione. Alcuni di questi miglioramenti sono effettivi, altri sono dovuti, diciamo, cambiamenti delle metodologie, ma comunque neanche al 46esimo posto non è una cosa di cui ci possiamo vantare, essere 46esimi nel mondo. La burocrazia è uno dei problemi di cui più si lamentano gli imprenditori italiani e stranieri, anche quelli che vogliono investire in Italia e magari non vengono perché trovano difficoltà. No, qui si possono fare tanti esempi, ce ne sono tantissimi di aneddoti. Qualche anno fa io ho parlato con Grom, quello della gelateria che poi adesso ha venduto, la Grom non è più di proprietà italiana, e mi raccontava che per aprire i suoi negozi gelaterie a Roma ci ha messo 6-7 anni, in Giappone ci ha messo un anno. Ovviamente queste cose danneggiano molto il doing business, la capacità, la possibilità di condurre un'attività imprenditoriale in Italia. Quindi questo è un modo di vedere, ci sono tanti esempi, ma abbiamo anche modi, diciamo, più concreti, più precisi di valutare qual è il costo della burocrazia. C'è una stima ufficiale fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, cioè che sarebbe il Ministero senza portafoglio della Madia, tecnicamente è un Dipartimento della Presidenza del Consiglio, che qualche anno fa ha stimato che le piccole e medie imprese, soltanto in termini di fogli, documenti che devono essere preparati ogni anno in conseguenza di vari controlli eccetera, e adempimenti burocratici, ogni anno spendono 31 miliardi. Se lo confrontate il gettito dell'imposta sulle imprese, sul reddito delle imprese, è di 30-35 miliardi ogni anno, quindi è come se ci fosse un'altra tassa grande quasi quanto la tassa sui profitti di tutte le imprese italiane, che grava soltanto sulle piccole e medie imprese. Quindi sono soldi effettivi, insomma. Voi sapete le clausole di salvaguardia per l'anno prossimo di cui tanto si parla, per il prossimo anno valgono 12 miliardi e mezzo. Ecco, qui si parla di un costo di 30 miliardi che vale soltanto per le piccole e medie imprese, quindi sono costi che riducono la nostra competitività, la possibilità che le nostre imprese hanno di competere sui mercati internazionali. Poi c'è un aspetto particolare della burocrazia a cui ho voluto dedicare un nuovo capitolo, e è quello della lentezza della giustizia. Allora, se voi andate su YouTube e cercate Berlusconi, giustizia, Milan, maggio 2016, dovreste trovare abbastanza facilmente un filmato in cui si vede Berlusconi che minaccia i giocatori del Milan dopo una prestazione non particolarmente brillante. Dice, e Berlusconi dice ai giocatori del Milan:
avete giocato così male che se andate avanti a giocare così io smetto di pagarvi. Fatemi causa, sapete quanto dura un processo in Italia? Dura 8 anni, un processo civile, 8 anni. Ecco, esageravo un pochino come spesso fa Berlusconi, però nella sostanza aveva ragione. La durata media di un processo in Italia che arriva al terzo grado di giudizio era nel 2014 7 anni e 8 mesi. Poi c'è stato qualche miglioramento, nel senso che si sono ridotti i tempi nel primo e nel secondo grado, però si sono allungati i tempi per i processi, per le cause che arrivano in Cassazione. Lì c'è stato un peggioramento. Il totale è migliorato di qualche mese, quindi non c'è stato un enorme miglioramento. E lì vedete nel grafico che rispetto agli altri paesi questo è un problema serio. La Francia, che pure è un paese molto burocratico, 3 anni e 5 mesi, Germania 2 anni e 2 mesi. E questo è un problema economico, perché un contratto commerciale ha valore se nel caso la controparte non si comporta bene, io posso far valere i miei diritti, altrimenti divento un pezzo di carta. E quindi è un problema serio, e se voi andate a vedere i sondaggi che fate investitori esteri, la burocrazia e la lentezza della giustizia vengono ai primi posti, insieme delle volte al livello della tassazione, ma il livello della tassazione è messo più indietro della burocrazia e della lentezza della giustizia. Quindi anche questo è un qualcosa che ha pesanti conseguenze economiche. Questi primi 4 peccati riguardano la sfera puramente del pubblico. Il quinto peccato invece riguarda un po' il comportamento privato e è il crollo demografico. Io credo che questo sia al tempo stesso uno dei peggiori peccati, uno dei problemi principali dell'economia italiana, e forse anche quello che nell'immediato è più difficile risolvere, ci vorrà molto tempo a risolverlo. In questo grafico vedete il tasso di fertilità, cioè il numero di figli per donna dalla fine degli anni 60 a oggi. Alla fine degli anni 60 il tasso di fertilità era di 2,4-2,5, cioè 2,4-2,5 figli per donna in media. Con la mia generazione, cioè chi è arrivato in età adulta all'inizio degli anni 70, quindi la mia generazione è responsabile, c'è stato il crollo. Nel giro di 15 anni il tasso di fertilità diventa 1,5, poi scende ancora un pochino, scende a 1,3 addirittura, poi risale un pochino per via dell'immigrazione, perché le famiglie di immigrati fanno più figli, e poi negli ultimi anni c'è stata una riduzione ulteriore, dall'1,44 si scende a 1,35, dove il livello attuale. Piccola parentesi, io non ho parlato del perché sono successi gli altri, a cosa sono dovuti gli altri peccati, però per questo vorrei chiarire una cosa. Spesso si dice non si fanno figli perché c'è crisi economica. Allora, con la crisi economica che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, il tasso di fertilità è sceso di uno 0,1%. Quindi è vero, c'è un effetto, ma chiaramente non sono fattori economici che spiegano il crollo che c'è stato tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 80. Sono stati il cambiamento sociale, il cambiamento del ruolo della famiglia, fenomeni anche molto positivi di per sé, il fatto che le donne hanno cominciato a studiare più a lungo, a lavorare e così via. Fatto sta che in altri paesi, come la Svezia, sono riusciti a risolvere il proprio problema, mentre noi non ci siamo riusciti. Di nuovo, piccola parentesi sulle soluzioni, cosa ha fatto la Svezia? La Svezia ha risolto i problemi spendendo un mucchio di soldi, investendo un mucchio di risorse per favorire la fertilità, la natalità. E quelle onde che vedete nel grafico della Svezia, che è la curva rossa, sono in realtà proprio dovute a cambiamenti nella spesa pubblica in sostegno della natalità. Per esempio all'inizio degli anni 90
La Svezia ha avuto una grossa crisi economica, c'erano pochi soldi, ha dovuto tagliare i sussidi alla natalità e il tasso di fertilità è sceso di nuovo. Poi le cose sono migliorate, hanno reintrodotto questi sussidi e la natalità è ripresa. Qual è il problema di queste politiche? Costano un mucchio di soldi, cioè non è che basta dare il bonus bebè, il bonus mamma, 40-80 euro, ci vogliono grossi investimenti, non soltanto negli asili nido, ma soprattutto nel fatto che in Svezia se un genitore sta a casa fino a 12-15 mesi non ci perde, per curare un bambino che è appena nato, non perde niente, cioè ha un sussidio dallo Stato che è tanto più alto quanto è alto lo stipendio iniziale, in maniera tale che anche chi è abbiente non ci perde niente stando a casa. Ovviamente vi rendete conto, questo costa un mucchio di soldi. La Svezia non ha il debito pubblico che abbiamo noi. Conseguenze di questo problema, conseguenze economiche della riduzione del tasso di natalità. Ogni anno adesso nascono meno di 500.000 di bambini in Italia, l'anno scorso mi sembra 465.000, alla fine degli anni 60 quasi 1 milione. Siamo dimezzati, ovviamente questo comporta che ogni anno sul mercato del lavoro entrano meno giovani e questo fa crescere meno l'economia, puramente in termini di numero di persone. Diversi studi però fanno vedere, compreso uno studio che ho fatto io stesso, fanno vedere che non è soltanto il PIL, il totale del prodotto che rallenta, è anche il prodotto pro capite, il reddito pro capite, per un insieme di motivi, cioè una popolazione giovane, con più giovane, è anche una popolazione più dinamica in cui cresce di più la produttività, il prodotto per addetto, per persona che lavora, cresce più rapidamente. Di nuovo, in termini, a parte le stime econometriche di cui non vi sto a parlare, ma in termini di aneddoti, ho detto il problema è iniziato con la mia generazione e molti dei miei compagni di scuola, tanti, non hanno fatto figli. E quando io chiedo loro perché non hanno fatto figli, alcuni mi dicono: ma così ho fatto una vita più comoda, non mi dovevo preoccupare. È vero, ho fatto la vita più comoda perché chi ha figli forse cerca anche di impegnarsi di più nella vita per dare un futuro ai figli, quindi lavora di più, impegnandosi di più ha una produttività più elevata. Questo in termini di aneddoti, però come dico ci sono studi econometrici che fanno vedere che questo fenomeno è molto importante. Sesto peccato capitale: il divario tra nord e sud. In realtà questo grafico vi fa vedere il divario tra il centro nord, tra il reddito del sud in percentuale del reddito del centro nord, quindi non è solo il reddito del nord ma il centro nord. Dal 1861, dall'unità d'Italia, questo è uno studio fatto da due studiosi dell'Università di Napoli, e fa vedere che al momento dell'unità d'Italia il reddito del sud era più o meno uguale a quello del resto del paese. Non tutti sono d'accordo su questo, c'è un altro studio della Banca d'Italia che fa vedere che il divario tra sud e centro nord non era zero all'unità d'Italia, era dell'ordine del 10-15%, ma comunque era contenuto. Successivamente il reddito del centro nord cresce rapidamente, quello del sud cresce molto più lentamente e si arriva al 1950-1951 quando il reddito del sud è meno della metà di quello del resto del paese. Poi c'è un aumento dovuto anche allo spostamento dal sud di lavoratori dal sud del paese al nord del paese, forse si spostavano i più poveri. Questo statisticamente fa paradossalmente aumentare il reddito medio del sud, fino agli anni 70, poi c'è una riduzione di nuovo e insomma poi c'è la crisi economica che ha colpito il sud in modo particolare negli ultimi 10 anni. Fatto sta che attualmente il reddito del sud è circa il meno del 60% di quello del centro-nord. Sapete, il costo della vita è più basso al sud rispetto al centro nord, se correggete per il costo della vita il reddito del sud è il 70, non è il 58% di quello del centro nord ma è il 70%, comunque molto più basso. Il livello di produttività anche al sud è all'intorno di un 25-30% più basso di quello del centro nord. Ovviamente questo ha enormi conseguenze
economica, anche conseguenze per le finanze pubbliche, comporta un trasferimento di risorse dal centro nord al sud, ma un conseguenze in termini ovviamente di livello di reddito per il medio, per l'intero paese. Se il sud avesse il livello di reddito medio del centro nord, noi avremmo come paese nel totale un reddito pro capite pari a quello francese, mentre noi al momento siamo molto al di sotto del reddito pro capite francese, quindi anche qui conseguenze molto importanti. Tutti questi peccati, in parte ve l'ho fatto vedere perché ho fatto vedere la serie storica di come si sono sviluppati, ma in generale per tutti i peccati che vi ho fatto vedere, tutti questi peccati sono però sorti prima degli ultimi 20 anni. Non necessariamente esistono da sempre. Il fenomeno della lentezza della giustizia, per esempio, si è sviluppato nel corso degli anni 80. Ma gli altri peccati, in generale, i primi 6 peccati esistono da più di 20 anni. Allora uno si dice, ma se queste cose esistono da più di 20 anni, possono essere di per sé, certo, fanno male al paese, hanno sempre fatto male al paese, compensando alcune delle nostre virtù che abbiamo sempre avuto, quali una grande capacità imprenditoriale, per esempio. Però è difficile dire che la crisi, la staticità del nostro reddito che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni sia dovuta a queste cose che esistevano anche da prima. Allora, questo si passa al settimo peccato. Il settimo peccato è quello che io ho detto, questa difficoltà che abbiamo avuto a convivere con l'euro. Noi fino... Come? No, non l'ho ancora fatto perché volevo anzi tornare indietro e far vedere questo. Noi fino alla fine degli anni 90 crescevamo meno anche negli anni 90, ma perché la nostra popolazione cresceva meno, ma in termini di reddito pro capite fino agli anni 90, alla fine degli anni 90, noi crescevamo come gli altri paesi. Poi abbiamo smesso di crescere o abbiamo cominciato a crescere più lentamente degli altri, poi abbiamo avuto la crisi e abbiamo avuto una decrescita. È un caso che questo sia coinciso con l'entrata dell'euro? No, io credo che ci sia stata, sono successe tante altre cose, sto ovviamente semplificando, c'erano problemi, c'era già un rallentamento nella crescita, in particolare della produttività nel corso degli anni 90, però io credo che è successo qualcosa con l'entrata dell'euro che è stato problematico. E quello che è successo in termini generali è che ci siamo adattati male a vivere con le regole economiche che dovevano prevalere, condividendo la stessa moneta con i paesi del nord Europa, con la Germania. Questo in termini generali. Quindi siamo adattati male alle regole del vivere comune, se vogliamo metterle in questi termini. In termini più economici e specifici, quello che è successo è illustrato bene. Ops, è successo. Ho perso il... Ecco, è illustrato bene da questo grafico. Questo grafico vi fa vedere i costi di, come sono andati i costi di produzione in Italia e in Germania, in particolare il costo del lavoro per unità di prodotto. Allora, prima che noi entrassimo nell'euro, avevamo rispetto alla Germania tutti gli anni più inflazione, più aumenti degli stipendi, più aumenti dei salari, avevamo tutta una dinamica della lira, tutte le nostre cose espresse in lira aumentavano più rapidamente che in Germania. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i costi di produzione in Italia aumentavano regolarmente negli anni 80, negli anni 90 più che in Germania. Però questo non era un problema prima dell'euro, perché ogni tanto noi svalutavamo la nostra lira rispetto al marco tedesco. Regolarmente ogni tanto svalutavamo e questo consentiva ai nostri imprenditori di recuperare competitività. Una volta entrati con l'euro non potevamo più svalutare e quindi recuperare competitività. La logica economica avrebbe comportato che i nostri prezzi e salari dovevano rimanere al netto della produttività, di quanto si produce, in linea con quelli tedeschi. E invece questo è quello che è successo. In Germania, dal 99, per 10 anni, i costi di produzione sono rimasti costanti, non sono aumentati. Da noi hanno continuato ad aumentare. Hanno continuato ad aumentare, certo i tedeschi hanno esagerato in senso opposto, ci hanno fregato, perché in realtà anche loro si sono comportati male, perché in un'unione economica in cui l'obiettivo di inflazione era intorno all'1,5-2%,
i tedeschi avrebbero dovuto tenere i loro costi, aumentare i costi di produzione dell'ordine dell'1,5, non zero, ma dell'1,5-2%. Invece hanno fatto accordi con i sindacati, anche perché la disoccupazione era molto alta per gli standard tedeschi alla fine degli anni 90, teniamo i nostri costi di produzione fissi, cioè facciamo aumentare i salari in linea con la produttività. Da noi salari, stipendi e poi anche prezzi aumentavano più rapidamente che in Germania e non potevamo più svalutare. Nel 2008 il divario di competitività tra Italia e Germania era dall'ordine di 25 punti percentuali. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un imprenditore che fa, non so, motociclette italiane che devono competere con le motociclette tedesche e i miei costi di produzione aumentano del 25% in 10 anni, vuol dire che io avrò più difficoltà a vendere i miei prodotti, oppure se riesco a venderli devo accettare dei margini di profitto più bassi, ma se i miei margini di profitto si riducono investo anche meno, se investo meno la mia produttività aumenta di meno e poi il cane si morde la coda perché diventa sempre più difficile rimanere competitivi. Quindi credo ci sia stato un problema sostanziale e in quel periodo, in quei 10 anni, le nostre esportazioni crescevano pochissimo mentre le esportazioni tedesche hanno avuto una crescita incredibile. Alcuni dicono che per risolvere questa situazione è necessario uscire dall'euro. Se usciamo dall'euro, noi svalutiamo, possiamo svalutare, recuperiamo competitività, ricominciamo a crescere e non a crescere come facciamo adesso. Noi stiamo crescendo adesso, ma cresciamo sempre meno del resto dell'Europa. In termini pro capite stiamo facendo un po' meglio, cresciamo più o meno a livello medio europeo, ma dovremmo crescere più rapidamente per recuperare il terreno perso negli ultimi 20 anni. Allora alcuni dicono per uscire da questa situazione dobbiamo uscire dall'euro, il che sarebbe secondo me problematico, perché uscire dall'euro comporterebbe, certo vi ho detto, usciamo dall'euro, introduciamo la lira, svalutiamo proprio per recuperare competitività, però riusciremmo a recuperare competitività soltanto se i salari rimanessero fermi, il che vuol dire che i salari reali in termini di potere d'acquisto dovrebbero essere erosi dalla svalutazione e dall'inflazione, perché proprio quello è l'obiettivo, quello di svalutare e recuperare competitività. Quindi la svalutazione sarebbe parte intrinseca dell'operazione di uscita dall'euro, il che vuol dire un taglio di salari reali che non fa piacere a nessuno. Oltre a questo c'è un problema di gestione del debito che è stato accumulato in euro, dovremmo convertirlo in lire, il che comporta dei problemi legali non indifferenti, soprattutto nel debito che è stato contratto verso l'estero. Il debito pubblico dovrebbe essere strutturato, dovrebbe essere convertito per legge da euro in lire, c'è un problema di sistemi di pagamento. Sono tutte cose che alla fine si possono superare, però ovviamente il trauma secondo me sarebbe molto pesante e soprattutto la situazione di incertezza che si verrebbe creare sarebbe enorme. Quindi io credo sia una cosa da evitare, una soluzione di questo genere. Uno può dire, beh, ma per quanto sia difficile la medicina la devo prendere se non c'è altra soluzione. Allora c'è un'altra soluzione per tornare a crescere più rapidamente rimanendo nell'euro, e secondo me c'è, e già in parte stiamo vedendo che qualcosa sta succedendo che va nella direzione giusta, e questo grafico vi fa vedere anche che cosa è successo dopo il 2008-2009. Quello che sta succedendo è che adesso i costi di produzione in Germania stanno aumentando più rapidamente che da noi da un po' di anni. Perché questo? Perché appunto la Germania sta in piena occupazione, la disoccupazione è scesa al di sotto del 4%, a un livello più basso degli ultimi 35-40 anni, e conseguentemente c'è un po' di surriscaldamento anche dell'economia tedesca. I salari aumentano abbastanza rapidamente, più rapidamente che da noi, e quindi vedete che quel divario che era dell'ordine del 25% nel 2008-2009 adesso si è ridotto, con i dati più aggiornati che non ci sono in questa figura, si arriva intorno al 16-17%, quindi stiamo andando nella direzione giusta, però ancora c'è un divario. Altri paesi, Spagna, Portogallo, hanno fatto molto meglio di noi. Il Portogallo ha riacciuffato completamente in termini di costo del lavoro per unità di prodotto la Germania, quindi le linee si sono ricongiunte e sta crescendo molto
più che di quello che facciamo noi in Portogallo. Dobbiamo quindi muoverci più rapidamente. Ovviamente occorre fare in modo che gli aumenti salariali siano almeno in linea con gli aumenti della produttività. Ma oltre a questo ci sono un insieme di cose che noi possiamo fare per facilitare la riduzione dei costi di produzione da parte delle imprese italiane. E questo ha a che fare con i primi 6 peccati capitali di cui parlo nel mio libro. Se noi riusciamo a ridurre la burocrazia, e lì fra l'altro negli ultimi anni, mentre per altri peccati si è fatto qualche progresso, c'è stato, secondo me per la burocrazia si è fatto proprio poco. Se noi riusciamo a ridurre la burocrazia, riduciamo i costi di produzione per le imprese italiane. Vi ho detto, 31 miliardi soltanto in termini di pezzi di carta, il costo di preparare tutti questi pezzi di carta che gravano sulle piccole e medie imprese, sono un buco di soldi, sono cose che gravano moltissimo sul costo del lavoro. Evasione fiscale: se si riduce l'evasione fiscale, i soldi che si recuperano possono essere utilizzati per ridurre la tassazione, anche delle imprese esportatrici, che sono quelle, come ho detto, che tendono fra l'altro a pagare. Le imprese esportatrici di solito pagano, non evadono le tasse. Quindi anche qui, riducendo il livello di tassazione con il recupero dell'evasione fiscale, si riducono i costi di produzione delle imprese. E se poi riusciamo a ridurre la tassazione, perché riusciamo a ridurre anche la spesa, evitando gli sprechi, evitando di dare soldi a chi non ne ha bisogno, o producendo servizi pubblici a un costo migliore, più basso, riusciamo a ridurre ulteriormente la tassazione. L'obiettivo della spending review, quella che avevo condotto io, l'obiettivo ufficiale, era quello di recuperare 32 miliardi che dovevano essere interamente destinati ad abbattere la tassazione sul lavoro, ponendola a livello simile di quello della Germania e della Francia, medio dei due paesi. Beh, quindi si può cercare di risparmiare sulla spesa riducendo la tassazione, oltre che ovviamente trovare risorse per risanare i conti pubblici. Se noi riduciamo i tempi della giustizia, di nuovo anche questo è un costo per le imprese italiane. Se noi riduciamo la corruzione e in questo modo rendiamo più competitivo il nostro mercato, perché non favoriamo le imprese che corrompono di più, ma davvero le migliori, il sistema economico ne guadagna, la produttività cresce più rapidamente e di nuovo i costi di produzione si riducono. Ovviamente se riusciamo a risolvere il problema del mezzogiorno, anche quello è una cosa che farebbe moltissimo in termini di avvantaggiare l'economia italiana. Quindi la conclusione del mio libro, quindi arrivo alla conclusione anche della mia presentazione, scusate se sono stato un po' lungo, è che ci sono cose che noi possiamo fare e che dobbiamo fare per riprendere a crescere, che ci consentiranno di rimanere nell'area dell'euro, evitando questo shock dell'uscita e ricominciando a crescere. Certo, se noi pensiamo che da noi i costi di produzione aumenteranno sempre più che in Germania, che abbiamo bisogno per qualche motivo genetico di pensare che una maggiore inflazione o un maggior aumento degli stipendi, salari dal punto di vista nominale, non di potere d'acquisto ma nominale, a noi fa più piacere che in Germania, allora non c'è niente da fare. Se noi pensiamo che questi peccati capitali non li possiamo risolvere, allora non c'è niente da fare, usciamo dall'euro e non ci pensiamo più, diciamo, sarà difficile, ma a un certo punto si può vivere anche senza euro naturalmente. Però io credo che non sia necessario tutto questo, non sia necessario fare quello che io considero un salto nel buio. Bisogna fare meglio. Io ho detto all'inizio che noi abbiamo tanti peccati capitali, ma abbiamo anche tante virtù. Una classe imprenditoriale che è una delle migliori al mondo, spesso in altri paesi ce le invidiano la nostra classe imprenditoriale, abbiamo lavoratori bravissimi. Abbiamo qualche difetto. Abbiamo cose che sono al tempo stesso difetti e virtù. Noi siamo molto bravi in situazioni di emergenza, siamo bravissimi, tant'è vero che si dice, come a livello internazionale, che se si costituisce un team, una squadra internazionale, ci deve essere almeno un italiano, perché se c'è un'emergenza l'italiano riesce a risolvere il problema. Gli altri cominciano a consultare il regolamento, non trovano niente, cioè non sappiamo cosa fare.
Quindi questo però è anche purtroppo anche un difetto, nel senso che spesso noi ci muoviamo bene soltanto in situazioni di emergenza. Facciamo le cose in ritardo, le facciamo soltanto quando siamo messi con le spalle al muro. Allora siamo bravissimi, però lo facciamo in una situazione di crisi. Ecco, io spero che noi riusciamo a risolvere questi problemi prima che si ripresenti la prossima crisi. Non credo che sia impossibile, però dobbiamo impegnarci. Con questo chiudo qui e vi ringrazio per l'attenzione.